Ciao a tutti, bentornati nella mia cucina e in una nuova video ricetta, anzi tre video ricette. Sì, perché oggi si parla di dolci alle mele. Faremo tre dolci utilizzando le mele, ma tre dolci abbastanza diversi tra di loro. Iniziamo con la classicissima e tradizionale torta di mele della nonna. Questa è la ricetta, per quanto mi riguarda, perfetta, perché è bella, ricca di mele, soffice e gustosa. Perfetta! Quindi iniziamo con gli ingredienti. Per la torta di mele ci serviranno 2 uova intere, 190 g di zucchero semolato, che andremo a montare insieme, 110 g di burro fuso, 200 g di farina 00, una bustina di lievito per dolci, mezza bacca di vaniglia, o se non l'avete potete sostituirla con una bustina di vanillina, scorza di limone, 3 g di cannella, che se non amate potete omettere, e 195 g di latte intero. Ovviamente ingrediente indispensabile saranno le mele golden. Se abbiamo delle mele belle grandi come queste, andranno bene 3, ma anche 4 mele vanno benissimo. Più ce ne sono e meglio sarà. Inseriamo nella planetaria le uova e lo zucchero e montiamo fino a far diventare il composto spumoso e bianco. Diventato bianco e spumoso, ora ci aggiungiamo gli altri ingredienti. 110 g di burro fuso, 200 g di farina, il lievito per dolci che setacciamo, la cannella, la scorza di limone grattugiata, i semi della bacca di vaniglia e continuiamo ad amalgamare. Aggiungiamo il latte. E continuiamo a montare per altri 3-4 minuti. Perfetto. Nel frattempo ci dedichiamo alle mele. Dopo averle ben lavate, le peliamo. Le tagliamo a metà. E le tagliamo a fettine sottilissime. Un po' di pazienza. Non ci resta che comporre la torta. Prendiamo una bella teglia circa da 24-26 cm di diametro. Io ho preso una teglia a cerniera, ho ricoperto il fondo con la carta forno, imburrato i bordi e infarinato. Ora posso versare metà composto sul fondo. Lo livelliamo. Disponiamo le fettine di mele a raggiera.
andiamo a ricoprire con l'altra metà del composto. E completiamo con un altro strato di mele. Inforniamo a 180 gradi, forno preriscaldato statico, per circa 40-45 minuti. Ci regoliamo noi in base al nostro forno. Torta cotta dopo 45 minuti in forno. Guardate quanto è soffice. Una bella spolverata di zucchero a velo. C'è un profumo, oserei dire, paradisiaco. Guardate, wow! È d'obbligo l'assaggio. Eccezionale, eccezionale. Buonissima, eccezionale, spettacolare oserei dire. Passiamo alla seconda. Seconda ricetta, biscotti light ma golosi. Vediamo insieme cosa ci servirà. Una tazza di fiocchi d'avena, 50 g di noci, un cucchiaino di estratto di vaniglia, due mele, sempre golden, un cucchiaio di sciroppo d'agave, ma voi potete anche utilizzare miele, 30 ml d'acqua, delle gocce di cioccolato e qualche mirtillo. Per iniziare, tritiamo grossolanamente i fiocchi d'avena e le noci. Aggiungiamo un cucchiaio di sciroppo d'agave, un cucchiaino di estratto di vaniglia, un po' di gocce di cioccolato, tagliuzziamo anche i mirtilli. E le aggiungiamo al composto. Passiamo alle mele. Dopo averle lavate, le peliamo e poi una la frulliamo e l'altra la tagliamo a pezzettini. Aggiungiamo i 30 ml d'acqua e frulliamo.
Se è troppo asciutto, possiamo aggiungere un pochino d'acqua. Foderiamo una teglia con la carta forno e formiamo dei piccoli mucchietti. In questo modo. Inforniamo a 200 gradi per circa 30 minuti. Forno statico. Ed eccoli qui i nostri biscotti light. Io ne ho già assaggiato uno e sono davvero buoni. Per essere biscotti light, sono nutrienti e non sono male. Vi faccio vedere l'interno. Guardate, non sono asciutti, sono molto croccanti all'esterno, ma abbastanza umidi, perché c'è la mela, ci sono i mirtilli, da rifare. Terza ricetta, sbrisolona alle mele, una ricetta davvero davvero speciale. Vediamo un po' gli ingredienti. Per quanto riguarda la farcia, il ripieno, ci serviranno 4 mele. Io qui ho 4 mele Fuji, in questo caso. Poi abbiamo 20 g di burro, 2 cucchiai di zucchero di canna integrale, il succo di un limone e mezza arancia, un cucchiaino di amido di mais, un pizzico di cannella, un cucchiaio di rum o altro liquore a piacere, io qui ho del nocino fatto da me, ma potete utilizzare un liquore a vostro piacimento, potreste anche non metterlo. E poi abbiamo 2 cucchiai di miele. Iniziamo con il lavare le mele, pelarle e ridurle a tocchettini di un centimetro. Iniziamo con lo sciogliere il burro in una padella. Aggiungiamo le mele. E le lasciamo rosolare per qualche minuto. A questo punto uniamo lo zucchero e lo lasciamo sciogliere, abbassiamo un po' la fiamma, lasciamo sfumare il liquore. Insaporiamo con la cannella, se ci piace. Aggiungiamo il miele . Aggiungiamo anche il succo del limone e dell'arancia . Copriamo e lasciamo cuocere per circa 10 minuti . Trascorsi 10 minuti abbiamo questa situazione . Le mele sono cotte. Adesso non ci rimane che ridurle in composta, cioè creare anche una cremina. In questa ciotolina ho mescolato un po' d'acqua con l'amido di mais, lo andiamo ad aggiungere
e vedrete che tra un attimo si formerà una cremina. Ecco, si sta già asciugando, guardate, si sta compattando. Un altro minuto ed è pronta. Per la base invece ci serviranno 300 g di farina 00, 50 g di farina di mandorle, se avete delle mandorle potete anche tritarle a farina, 130 g di zucchero di canna integrale, 150 g di burro freddo, un uovo intero, un pizzico di sale, dello zucchero a velo e della scorza di agrumi, arancia e limone, ed anche mezza bustina di lievito per dolci. Iniziamo aggiungendo alla farina 00 la farina di mandorle, mezza bustina di lievito, la scorza degli agrumi, lo zucchero, il burro. Dobbiamo raggiungere un composto sabbioso. Per questo motivo ci serve il burro così freddo, perché lavorando l'impasto con le mani non si sciolga. A questo punto uniamo l'uovo. Amalgamiamo con la forchetta e proseguiamo con le mani. Dobbiamo ottenere delle briciole abbastanza grandi. Prendiamo una teglia, io ho quella a cerniera, foderiamo il fondo con la carta forno, imburriamo i bordi e versiamo metà composto e lo livelliamo sul fondo. Lo compattiamo e lo livelliamo sul fondo. Versiamo la composta, mantenendoci a qualche centimetro dal bordo. E andiamo a chiudere con il resto dell'impasto. Ora inforniamo a 190 gradi, forno preriscaldato statico, per circa 40-45 minuti, comunque fino a doratura. E anche la sbrisolona è pronta, cotta perfettamente. Tagliamo una fetta. Siamo attenti a non sbriciolarla eccessivamente. Spolverata di zucchero a velo. Ed ecco qui, ragazzi, che bontà. Guardate. E consueto assaggio. Mamma mia, che bontà! Come non consigliarvela? Bene, e io con quest'ultima ricetta della sbrisolona alle mele ho concluso. Vi auguro buon proseguimento
e noi come sempre ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!